Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova lezione di Excel facile. Oggi vediamo come utilizzare correttamente i filtri in un foglio Excel, che è una funzione molto utile. Vi preciso che per far sì che i filtri funzionino correttamente non ci devono essere né righe e né colonne vuote all'interno della nostra base dati. Questo perché se ci fossero delle righe vuote il filtro si interromperebbe prima e quindi non prenderebbe in considerazione i dati oltre la riga vuota, e la stessa cosa vale per le colonne. Innanzitutto vediamo dov'è il tasto per inserire i filtri, impostare i filtri. Nel tab Home, qui in fondo a destra, dove abbiamo Ordina e Filtra, clicchiamo sul tasto su Filtro, perfetto. Altrimenti sono attivabili anche dal tab Dati, Filtro, eccolo qui. Cliccando si inseriscono o si tolgono i filtri. Quando il filtro è attivo possiamo vedere che sulle intestazioni della nostra colonna, quindi nella riga 1, compare una frecciolina, eccola qui, sulla destra della cella. Questo sta a indicare che appunto sono presenti, il filtro è attivo. Vediamo adesso però come funziona operativamente il filtro. Proviamo ad esempio a cliccare sulla frecciolina qui sulla colonna della regione e vediamo che qui in alto abbiamo una parte relativa all'ordinamento che abbiamo già visto. Per quanto riguarda il filtro vediamo che ci chiede se vogliamo filtrare per colore della cella o per colore del carattere. Vedete che in questo caso ovviamente non è utile perché tutte le celle hanno sfondo bianco e tutte le celle hanno il colore del carattere nero. Altrimenti è possibile filtrare in base a un altro criterio, in base a un valore che sia uguale a, diverso da, in base a un valore che inizi con o non inizi con, che finisca con o non finisca con, o che contenga o non contenga un certo valore. Ad esempio, io voglio sapere quali regioni iniziano con la lettera L. Perfetto. Ad esempio, mettendo L, semplicemente lui cosa ha fatto? Possiamo vedere che la colonna dove attivo il filtro, che mi filtra quindi appunto i dati, ha modificato il simbolino qua accanto. Non è più solo una freccina, ma è un imbuto, è diventato un imbuto con una frecciolina più piccola. E possiamo vedere che quindi cosa abbiamo? Abbiamo i dati solo dei comuni che sono nelle regioni con la L, quindi Lombardia, Lazio e Liguria. Perfetto. Cancelliamo il filtro. Cancellare il filtro significa eliminare l'impostazione che gli era stata data prima. Quindi torniamo alla nostra situazione originale. Se non ci interessa, in questo caso ad esempio, nessuno di questi aiuti di Excel, quindi uguale, diverso, inizia con o finisce con, eccetera, non è un problema. Possiamo vedere che qui sotto abbiamo l'elenco di tutto quello che è contenuto all'interno della colonna. Ad esempio nella colonna regione qui abbiamo tutte le nostre 20 regioni d'Italia. Possiamo anche filtrare, diciamo, in maniera manuale, quindi in questo caso vedete che sono ovviamente già selezionate tutte. Se noi clicchiamo qui accanto su seleziona tutto si defleggano, e in questo caso io posso scegliere manualmente quello che mi interessa. Voglio vedere l'Emilia Romagna e la Puglia. Perfetto. Possiamo vedere che manualmente noi ci siamo selezionate le regioni che ci interessano e quindi appunto la nostra base dati si è modificata e quindi visualizziamo solo quello che è stato selezionato nel nostro filtro. Una cosa molto importante da dire è che i filtri lavorano secondo una gerarchia precisa. Cosa significa? Cioè, quando filtriamo una colonna secondo un criterio, possiamo poi filtrare anche un'altra colonna o più colonne, quante ne vogliamo, secondo altri criteri. Però queste saranno subordinate al primo. Mi spiego meglio. Proviamo a vedere nella colonna abitanti. Vogliamo vedere, andiamo in fondo, vediamo, voglio sapere le 5 città con maggior numero di abitanti. Me li seleziono manualmente, qui ovviamente me li mette lui in ordine, in base a quello che trova. Quindi gli ultimi 5 valori sono questi. Posso vedere che mi dà Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino, le 5 città più popolate in Italia. Perfetto. Cancelliamo questo filtro. Ora proviamo a fare un'altra cosa. Andiamo sulle regioni e ci selezioniamo a mano Lombardia, Molise
e Puglia. Perfetto. Torniamo sulla colonna abitanti. Andiamo in fondo. Voglio vedere le 5 città più popolose. 3, 4 e 5. Non sono le stesse di prima. Non sono le stesse di prima perché ovviamente, avendo già applicato un filtro nella colonna regioni, quindi scegliendo solo Puglia e Lombardia, in automatico le altre colonne mi mostreranno solo i dati che corrispondono al primo filtro applicato. Quindi ovviamente le 5 città più popolose saranno le 5 città più popolose in Puglia e Lombardia. Soltanto, quindi le città delle altre regioni io non le visualizzo più in questo momento, quindi non posso più selezionare le città di altre regioni. Stessa cosa per quanto riguarda le province. Io in questo caso, se vado sulla colonna province, vedrò solo le province di Puglia, Lombardia e Molise, che sono le tre regioni che abbiamo selezionato prima. Non vedrò di certo Torino, non vedrò di certo Venezia, eccetera. Perché? Perché il secondo filtro è subordinato al primo, che in questo caso era la regione. Esiste anche una funzione di filtro avanzata che però vedremo più avanti. Spero intanto che questa lezione vi sia stata utile, grazie e alla prossima!